cerco di essere più fredda possibile per agire nel migliore dei modi. Il momento del salvataggio è il più critico. Si affronta quel contesto. Prima di tutto si viene presi dall'azione più che dalla paura. C'è stato un salvataggio in cui c'era il mare molto brutto. Il sole se n'era già andato. La mia paura era che potesse succedere qualcosa, perché c'erano molte onde, onde molto grandi. È un sollievo avere un porto assegnato, ma servirebbe un porto più vicino. Abbiamo salvato 196 persone e fortunatamente tutte le persone sono sbarcate sane e salve a Carrara. Parliamo di barche molto piccole che non sono fatte per andare in alto mare. Ogni minuto conta. Esperienze negative, purtroppo, ne abbiamo avute moltissime. Non capiamo perché mettere a rischio queste persone per molte altre ore. Non lo capiamo. Ora prenderli dai porti dove attraccano per poi portarli all'altra parte della penisola, francamente, andrebbe assolutamente evitato. Finché non smetteranno di saccheggiare tutti questi paesi pieni di ricchezze naturali, i migranti non potranno mai diminuire. 7.000 persone nel giro di una settimana, come di solito i lampedusani hanno aperto le porte, hanno fatto da mangiare, hanno protestato insieme, ma non hanno protestato contro i migranti, ma contro un governo che era incapace di gestire la situazione.